Benvenuti al Know-how di R Salute. Oggi parliamo di incidenti domestici e della casa intelligente che ci può proteggere da questi incidenti domestici. Lo facciamo con il professor Alberto Pilotto, che è professore di geriatria all'Università di Bari e direttore del Dipartimento di Cure Geriatriche dell'Ospedale Galliera di Genova. Buongiorno, professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Dunque, professore, ogni giorno, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, ben 8.000 persone si fanno male stando in casa. Si tratta di ferite, di ustioni, di schiacciamenti, di cadute soprattutto. Si fanno male soprattutto le donne, più degli uomini e gli anziani. Allora, le volevo chiedere qual è la causa più frequente di queste cadute e dunque quali sono i fattori da monitorare? Allora, la caduta è una sindrome geriatrica e in quanto sindrome geriatrica non ha una causa, ma ha più fattori di rischio che determinano l'evento caduta. È vero che è un evento molto frequente, una persona su tre, superati i 65 anni, è a rischio di cadere nell'anno successivo e naturalmente la caduta comporta degli effetti molto importanti, compresa la disabilità, l'ospedalizzazione e l'istituzionalizzazione. Detto questo, i fattori che influenzano la caduta riguardano innanzitutto i fattori medici. Ci sono alcune malattie come lo stroke, il morbo di Parkinson, il deficit cognitivo che aumentano il rischio di caduta. L'utilizzo dei farmaci, soprattutto in età anziana, alcune tipologie di farmaci come gli ansiolitici, le benzodiazepine, gli antiipertensivi e poi fattori legati all'equilibrio della persona. L'equilibrio della persona è legato alla mobilità e quindi una scarsa mobilità aumenta questo rischio di caduta. Poi ci sono i deficit anche sensoriali, disturbi della vista, per esempio. Disturbi anche dell'udito possono comportare un aumentato rischio. E infine l'ambiente. L'ambiente è importantissimo perché sia l'ambiente domestico può avere delle situazioni che aumentano il rischio di cadute, sia anche del vestiario, le calzature poco idonee. Ecco, tutti questi fattori comportano un aumentato rischio e questi fattori pesano nel singolo individuo in maniera diversa. Ecco, lei ha citato proprio l'ambiente, la casa. Allora, stando in casa, in che modo la tecnologia ci può aiutare a evitare cadute o incidenti? La tecnologia può monitorare l'ambiente. Noi, proprio un'esperienza recente degli ultimi 2 anni, condotta qui alla Galliera di Genova, ci ha permesso di sperimentare una sorta di ambiente protetto, si è chiamato proprio un modello di missione protetta, che utilizzando strumenti si chiamano di domotica, in sostanza telecamere, prevalentemente a raggi infrarossi, abbinati con dei sensori posizionati sulla persona a livello del tronco, del bacino, degli arti superiori e inferiori, si riesce a monitorare quello che è l'ambiente e il posizionamento della persona all'interno dell'ambiente. Quindi la tecnologia domotica può senz'altro fornire un ausilio per il monitoraggio. Per il Poi, monitoraggio, sì, poi. per il monitoraggio. Poi la tecnologia anche robotica può essere di aiuto. Sempre qui a Genova abbiamo sviluppato un programma di ricerca insieme ai colleghi dell'Istituto Italiano di Tecnologia che hanno messo a punto un robot che è in grado di misurare le capacità dell'equilibrio della persona anziana. Abbiamo già testato 150 soggetti e capire sia nella posizione in piedi che nella posizione seduta quali sono
i deficit che la persona anziana può presentare in modo da poterli correggere con esercizi adeguati. E qui interviene il terzo programma, sempre di impiego di tecnologia per l'anziano, che utilizza questa volta un robot umanoide. Il robot umanoide abbiamo sviluppato insieme alla Scuola di Robotica di Genova questo robot che insegna alle persone anziane affette da sarcopenia, cioè da deficit di forza e di massa muscolare, insegna degli esercizi fisici. È in grado non solo di insegnare questi esercizi, ma anche è in grado con tutta una sensoristica abbinata alla persona e in combinazione con i sensori del robot, di rilevare se questi esercizi vengono svolti correttamente. Ecco che allora tecnologia domotica e robotica possono entrare in maniera interessante e importante nell'ambito dell'identificazione delle persone a rischio e anche nell'ambito della prevenzione, nell'ambito delle cadute. Perfetto, io passerei alle domande dei lettori. Giulia da Roma ci chiede perché le donne statisticamente rischiano di farsi più male cadendo? Perché le donne sono più fragili, è legato alla fragilità. Come è noto, le donne vivono più a lungo rispetto agli uomini. L'età media è intorno agli 85 anni per le donne, intorno agli 80-81 per gli uomini. E questi anni vissuti in più da parte della donna rispetto all'uomo, purtroppo sono gravati da una maggiore incidenza e prevalenza di disabilità, di vulnerabilità, di fragilità. E la fragilità è direttamente correlata a un aumentato rischio di caduta. Sì, dunque vivono più a lungo e sono più fragili, diciamo. Eh sì. Un'altra domanda, Alessandra da Pescara ci chiede: mia madre è over 65, come faccio a capire se è a rischio cadute? Ci sono dei test che si possono fare? Questo è interessante. Come si fa a capire? Certo, ci sono delle indicazioni che derivano dalle società scientifiche di geriatria, in particolare la società americana e quella britannica, hanno fatto un paio d'anni fa un documento congiunto che poi è stato ripreso dall'Associazione Internazionale della Prevenzione delle Malattie. In questo documento si identificano tre fattori rilevanti per identificare la persona a rischio. Il primo fattore è la storia. Chi è caduto nell'anno precedente e ad aumentato rischio di cadere anche successivamente, nell'anno successivo. La seconda è legata alla massa e alla forza muscolare, soprattutto la forza muscolare. Ora, è interessante perché la forza muscolare si può misurare anche abbastanza facilmente con la misurazione della forza muscolare della mano. È un test che si chiama hand grip e di fatto un dinamometro meccanico o elettromeccanico che misura la forza della mano. Ebbene, la forza della mano è direttamente correlata alla forza muscolare delle masse muscolari, sia del tronco, del bacino che degli arti inferiori. E una riduzione di forza si associa ad un aumentato rischio di sarcopenia, che è una condizione che facilita la caduta, ed è correlata anche alla caduta direttamente. Quindi si Il tratta di terzo un fattore. test, mi scusi se interrompo, anche molto semplice da fare, no? Certo, è molto semplice, richiede una strumentazione banale, direi, Ed è importante però. e dura pochi secondi. Il terzo fattore è la velocità del cammino. Proprio con il cronometro si misura in maniera standardizzata, cosa che noi facciamo quotidianamente nei nostri ambulatori di geriatria, il percorso nell'ambito di 4 o 6 metri e una velocità considerata al di sotto di 0,8 metri al secondo, insomma 80 centimetri al secondo, una velocità più bassa significa lentezza del cammino. Ebbene, anche questa velocità del cammino ridotta si associa a un aumentato rischio di cadere.
Una volta identificato il soggetto a rischio, poi naturalmente ci sono dei percorsi che sono più specialistici e che richiedono esami strumentali ed esami clinici più approfonditi di natura appunto specialistica. Bene, quindi la cosa più importante, il primo passaggio da fare è in effetti capire qual è il rischio, dopodiché Esatto, ci sono certi esatto. percorsi da seguire. Una domanda che arriva da Luisa, da Treviso. Mia zia abita ancora sola, ma comincia a diventare grande. Vorrei aiutarla a continuare ad essere autonoma a casa sua. Quali piccoli accorgimenti posso prendere? Devo rivedere l'arredamento? Questo è anche un tema importante, no? Riguarda anche l'autonomia, il desiderio di autonomia che le persone che cominciano a diventare grandi hanno. Come possiamo aiutarle in casa? Credo che chi si fa carico direttamente o indirettamente dell'aspetto della valutazione del rischio di caduta, quindi il familiare, la nipote, eccetera, debba avere uno sguardo dell'ambiente, come dire, attraverso una lente che definirei una lente geriatrica. Non so, come quando all'interno di un'abitazione viene un bambino piccolo e ci si organizza per eliminare tutte le cose che potenzialmente possono essere pericolose per il bambino. Ebbene, attraverso la lente geriatrica bisogna cogliere quelli che possono essere i fattori di rischio di caduta o di incidenti della persona anziana. Mi vengono in mente i tappeti sdrucciolevoli. Mi vengono in mente angoli scuri che impediscono una visione corretta, l'illuminazione importante per evitare le cadute. Mi vengono in mente passaggi stretti dove il tavolo posizionato male, la sedia che non è perfettamente in ordine in termini di stabilità. Ecco, sono tutti accorgimenti che sembrano banali, anzi sono a volte banali, ma se corretti riducono in maniera significativa, in maniera importante, il rischio di caduta. Tra l'altro, tra i luoghi più pericolosi della casa c'è anche il bagno, anche lì immagino, professore, via tappetini che possono Certo. essere scivolosi. Beh, lì c'è un rischio, c'è anche abbondante letteratura scientifica che documenta che lo spazio legato al bagno non è disegnato per l'anziano. E quindi perché? Perché insomma, il pavimento può essere più scivoloso, l'illuminazione di nuovo è molto importante e di nuovo spigoli, attrezzature che insomma, possono veramente far male. Fatto sta che la maggior parte delle cadute negli ambienti domestici si verificano proprio nel bagno, Nei quindi bagni, sì. particolare attenzione nel muoversi all'interno di Certo. queste del bar. Certo. Allora, c'è un'ultima domanda di Salvatore che scrive da Palermo. Si arriverà mai a un punto in cui la domotica sostituirà il badante? E se la direzione è questa, chi non ha confidenza con le nuove tecnologie rimarrà escluso dai progressi delle case intelligenti? In realtà sono due domande in una. Sì. Dunque, la prima. Allora, la domotica sostituirà chi si fa carico dell'assistenza della persona anziana da un punto di vista fisico, da un punto di vista di monitoraggio. Non si può far carico la parte tecnologica, la tecnologia dell'apporto umano, dell'apporto psicologico. E questo è importantissimo. Guardi, la depressione, la solitudine di per sé, il deficit cognitivo sono direttamente correlati a un aumentato rischio di caduta. Questo significa che noi possiamo mettere tutti i sensori, tutte le telecamere, tutti i tappetini e le porte intelligenti, ma se non risolviamo il problema della solitudine, il problema dell'interazione umana, difficilmente miglioreremo la qualità di Certo. vita, compresa le cadute. Certo. La seconda Sì. domanda è se le nuove tecnologie. Escludono di fatto magari chi non è aggiornato
magari non sa bene come funzionano certi apparecchi e quindi rimane escluso del beneficio che ne può trarre. Se la tecnologia è fatta bene, naturalmente l'utente non se ne accorge ed Certo. è proprio un parametro evidente. Meglio funziona la tecnologia meno esclusione c'è da parte di chi la tecnologia non lo sa usare. La tecnologia ideale è quella che indossiamo, come usiamo noi nel monitorare il movimento delle persone con queste magliette intelligenti. Uno indossa la maglietta, è monitorato E e non se non ne lo sa, accorge, non lo sa, e non ecco, se ne accorge. Ecco, certo. se la tecnologia richiede, non lo so, attitudini O particolari, significa che conoscenze. è conoscenze o particolari attenzioni, insomma, significa che è una tecnologia che può ancora migliorare, ecco, Certo. diciamo così. Perfetto, grazie al dottor Pilotto, grazie a voi per averci seguito. Vi ricordo che R Salute esce domani in edicola. Ricordatevi di chiederlo all'edicolante con un ampio approfondimento sulla casa, antinfortuni e tanti altri temi che riguardano il nostro interesse. Benessere, grazie.